Lo vedete alle nostre spalle, ci sono operai al lavoro, sono iniziati i lavori per l'indagine geologica e geognostica nel piazzale della Basilica Cattedrale di Crotone. Bisognerà capire cosa c'è sotto, quindi è partito il cosiddetto carotaggio e poi potranno partire i lavori. Ma per i particolari ci spiega tutto Don Gino Ogulizia, che è il direttore dell'ufficio beni culturali della Curia Arcivescovile di Crotone e Santa Severina. Si parte. Allora, stamattina abbiamo iniziato le prove geologiche e geognostiche per verificare la consistenza del terreno per il miglioramento sismico nell'ambito del progetto del PNRR, dove la Curia di Crotone è stata beneficiaria di un intervento di 2,8 milioni. È un intervento importante che ci permette di verificare non solo la stabilità della struttura ma anche di migliorare sismicamente. Abbiamo iniziato in contemporanea non solo le prove esterne ma anche le prove interne alla cattedrale, quindi in una prima fase di indagini poi passeremo alla fase del progetto esecutivo per andare in gara, sperando in tempi brevi, in modo tale che per il 2025, l'anno giubilare, la cattedrale possa ritornare al suo splendore ma soprattutto alla fruizione dei fedeli. Senta Don Gino, erano forse più di 20 anni che non si facevano lavori. Sì, l'ultimo lavoro è stato fatto nel 2000 per il giubileo che all'epoca è stato celebrato, ma se andiamo indietro negli anni, siamo agli anni 70 quando è stato fatto un altro miglioramento sismico, quindi diciamo che questo ci permette, alla luce anche un po' della scienza ingegneristica che è andata avanti, ci permette di avere un'indagine ancora più precisa. Senta, ovviamente si tratta di fondi del PNRR, vanno spesi entro il 2026, ce la faremo? Sì, dobbiamo, perché è un dovere non solo morale ma è soprattutto un dovere nei confronti della città e della diocesi di Crotone. Noi ci stiamo impegnando affinché entro il 2025, nell'anno giubilare, ecco, la Chiesa torni alla fruizione dei fedeli, quindi è chiaro che il nostro impegno è in questa direzione affinché i lavori partino subito, perché in fondo questo è il nostro obiettivo.